Viene proposto anche quest'anno, ma in una versione tutta rivisitata, l'Etica Festival. Oro in bocca è il titolo della rassegna, che tra luglio e agosto toccherà le comunità montane della Valle Trompia, Valle Camonica, Valle Sabbia e Sebino Bresciano. L'Etica Festival si unisce alla lunga lista dei progetti originali proposti da Brescia Eventi. Aprire a questi eventi culturali le nostre montagne, i nostri paesaggi, i nostri comuni. E si ritorna insomma a trovarsi, a ragionare, a sentire, ad ascoltare. Direi che le proposte della Fondazione Brescia Eventi sono sempre originali, quest'anno sono ancora di più perché sono riuscite a interpretare anche con il titolo, ovvero L'Oro in Bocca, una stagione complicata che però ci auguriamo possa continuare in questo inizio di evoluzione positiva. Quindi un'estate in cui si può trovare i lineamenti di un piccolo patto di sviluppo territoriale, dentro a un messaggio di approfondimenti culturali. Oro in Bocca propone incontri mattutini con poeti, giornalisti, attori e studiosi della natura, preceduti da brevi camminate immersi nella natura. Complicazioni sono soprattutto di ordine organizzativo per quello che riguarda il contingentamento delle persone e gli aspetti, il rispetto della salute. Però devo dire che le abbiamo superate, perché le comunità montane che ci stanno seguendo in questo nuovo progetto collegato a Etica Festival Oro in Bocca ci stanno aiutando attraverso la protezione civile ad organizzare la prima parte, le passeggiate, poi anche lo stanziamento delle persone quando arrivano sul luogo dove i nostri ospiti racconteranno il paesaggio. Quindi è vero che ci sono le complicazioni, le conosciamo, è vero anche però che in questo momento si trovano anche quelle idee e quella capacità anche un po' bresciana di ritrovarsi in un momento difficile anche di fronte alla difficoltà. Oro in bocca, come dice il suo bellissimo titolo, chiede alle persone di alzarsi la mattina, per chi viene da Brescia o da altre zone un po' presto, di raggiungere una località della Val Camonica, Valle Sabbia, Valle Trompia e Sebino, da qui partecipare ad un percorso che sarà al massimo di un'ora nel transito più lungo, e di ritrovare poi in un luogo un artista, un'attrice, uno scrittore, Gian Antonio Stella piuttosto che il poeta Franco Arminio, queste e Lucilla Giagnoni in Valle Camonica, che parleranno di paesaggio. Quindi è un incontro tra il paesaggio camminato e il paesaggio raccontato. Iniziamo il 25 di luglio con la prima passeggiata, che sarà a nave, e il primo incontro, che è con il direttore di National Geographic, che si chiama Marco Cattaneo, e concluderemo verso la fine di agosto all'incirca. Le modalità sono molto semplici: basta andare sul sito di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, scrivere una mail, oro in bocca 2020@gmail.it, chiedere di poter partecipare, verranno accreditate le persone che naturalmente sono contingentate, e poi verrà data il percorso, che naturalmente si può ritrovare sia sul sito di fondazione che su quello delle comunità.